Salve a tutti amici youtuber e benvenuti in questa prima fantastica battaglia online su Empire Total War. Vi ho detto online perché l'ho combattuto online, è un replay ovviamente, si vede subito. Comunque è una di quelle poche battaglie che ho fatto e che ho vinto, perché non ne ho fatte moltissime. Comunque, bando alle ciance e descriviamo il mio esercito. Io, si può vedere, sto usando l'impero asburgico, quindi l'Austria. Ho a mia disposizione ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unità di infanteria di linea, 4, no, 3 unità di guardie e 3 unità di cannoni di artiglieria a piedi del 24 libri, generale nella cavalleria, e 2 unità di Windbush Jäger, unità di scarmigliatori austriaci molto forti, ma anche molto costosi. Come si può osservare, come salta subito l'occhio, la fanteria asburgica in Empire è quella in cui ha molti più uomini nella fanteria di linea, cioè mentre nelle altre fazioni la fanteria di linea è composta da 120 soldati, quella austriaca ha a sua disposizione ben 150 uomini per unità. Comunque, con il mio avversario ha scelto i francesi, una delle unità, cioè una delle fazioni forti. Le regole le ha scelte lui ed erano no regole, quindi no rules, quindi si poteva prendere artiglieria. Lui ha a sua disposizione ben un'unità di batteria di mortaio a 4 pollici, che sta cominciando a bombardare la mia artiglieria. Un'artiglieria da cavallo da 18 libbre, una da 6 libbre e un'altra da 6 libbre. Poi dell'unità di cavalleria. Comunque, prima di vedere la cavalleria, vediamo un po' qua. Di cavalleria c'ha una, due unità di chasseur a cavallo e due unità di corazzieri. Tanto io ho ordinato la mia artiglieria, che è bella in pronta posizione, di attaccare questa unità di artiglieria a piedi. E come prima raffica non è niente male. Nonostante ciò, io, la mia preoccupazione era i mortai, e ho deciso di inviare questa unità di guardie ad attaccare il fianco del francese. Intanto lui continua a bombardare, accelero, continuando a scrivere l'esercito nemico. Poi, come unità di fanteria, ha a sua disposizione un'unità di granatieri, una, due, tre unità, no, quattro unità di fanteria di linea, fammi un attimo rivedere bene, sì, quattro, e un'unità di Maison du Roi. Ha due unità del generale, così per confondere l'avversario. Comunque, non lasciatevi ingannare, lui nel suo esercito c'ha anche delle unità di scarmigliatori. Intanto la sua artiglieria si è posizionata e sta cominciando a bombardare la mia, però senza particolari danni. Intanto ho ordinato alla mia di attaccare una nuova unità di artiglieria nemica, quella da 6 libbre. Ho scelto questa perché era la più precisa e la più potente di quelle che avevo a mia disposizione. Salto subito all'occhio che il mio esercito è privo di cavalleria, perché come su Napoleon io preferisco la fanteria alla cavalleria. Dato qua la mia artiglieria il becca i cavalli, poveri cavalli, pazienza. Lui continua a bombardare però senza grande effetto, e questo è abbastanza strano perché l'artiglieria francese era anche già a quel tempo un po' precisa. Comunque, lui si accorge del movimento delle mie guardie e mi invia contro un'unità di chasseur a cheval, di corazzieri e i chasseur a pied, che sono unità di scarmigliatori. Io mi accorgo di ciò e comincio a bombardare i suoi corazzieri. Infatti un colpo è li colpisco, ma non gli ha fatto tutti quei danni che io speravo che facessero. Comunque, lui qua, come avete visto, ha sparato una raffica di suoi chasseur a cheval. Poi quale sarà il suo obiettivo? Intanto qua l'unità dei guardi si è messa in posizione. Ah, cosa fare? Caricare. Comunque si vede che l'austriaco supponevo che facesse una carica. Infatti ho ordinato i miei di mettersi quadrato, così da assorbire tutto l'assalto. Infatti l'assalto si è rivelato più devastante, non per le guardie ma per il chasseur a cheval. Intanto qua questa unità di
corazzieri si sta muovendo, si capisce subito quale sia il suo obiettivo: attaccare la mia artiglieria. Intanto qua, in aiuto alla sua cavalleria invia di CSRP, solo che queste unità di CSRP Cheval scappano. Intanto io all'inizio non riuscivo a capire quale fosse il suo obiettivo, ma dopo l'ho capito immediatamente. Ho provato a bloccarlo inviando questa unità di guardie. Adesso vediamo se ha avuto effetto. Io vi dico, so già il risultato, quindi non ve lo dico. Intanto qua vedo che mi ha distrutto un cannone. Ordino a questa unità di fare il quadrato, solo che sbaglio il tempismo e lui mi carica l'artiglieria. La mia paura è che se io prendevo l'artiglieria dopo mi trovo in svantaggio e dovevo caricarlo. Intanto qua c'è un scontro fuoco tra le guardie e gli CSRP. Io comunque invio questa unità di guardie a supporto all'altra. Intanto la sua cavalleria mi sta facendo una strage nelle mie unità di artiglieria. Una mi va in fuga, la seconda forse invece resiste. Tanto però i suoi corazzieri sono rimasti impantanati e sono scossi, come si può vedere, anche se hanno adesso sembra che abbiano recuperato. Però a lungo mi sa che questa unità di corazzieri fuggirà. Si può dire che il suo intento, quello di bloccare la mia artiglieria, abbia avuto successo, ma in parte, perché come potete vedere una sola delle mie unità va in fuga, le altre due invece torneranno a combattere. Intanto qua i suoi CSRP stanno usando la tattica della schermaglia, cioè sparano, si ritirano, sparano e si ritirano. Comunque lui è accorto dei movimenti della mia unità di guardia e decide di inviare questa unità di granatieri. Come si può osservare da lontano? No, non ancora. Intanto come si può vedere le mie due unità di artiglieria sono tornate nella loro posizione e continuerà il bombardamento. Intanto qua lo scontro continua. Accelero un pochino. Vi dirò subito che sarà una battaglia lunga, quindi probabilmente la suddividerò anche in due parti. Ecco, intanto questa unità di artiglieria a cavallo, che l'avevo attaccata dall'inizio, è ritornata a combattere. Però coraggiosi questi. Tanto lui sta organizzando una nuova linea difensiva composta da questa unità di CSRP, questa unità di granatieri, questa unità di tirailleurs e questa anche unità di artiglieria, probabilmente da usare con i colpi a mitraglia. Che bella la divisa di granatieri, concordate? Però mi piace molto il bianco, boh. Sono i gusti francesi. Intanto, visto il movimento del suo esercito, decido di inviare anche la mia terza unità di guardie in aiuto alle altre due. Intanto qua lo scontro sta per iniziare. Io sono in svantaggio numerico. Posso soltanto provare a resistere, però questa mia unità di guardie è sotto attacco da parte di due unità di questi tirailleurs, che sono schermiatori potenti, non invincibili ma abbastanza forti, e da questa unità di granatieri. Io decido di arretrare. Questa la lascio ancora lì un po' a combattere per provare a fargli fuori i soldati, solo che i colpi erano finiti tutti sulla collina. E io ho deciso di ritirarmi momentaneamente fino all'arrivo di questa unità di guardia. Acceleriamo, perché tanto qui non c'è molto da vedere. C'è soltanto da vedere che la mia fanteria è sempre sotto tiro. Ordino anche la mia artiglieria di provare ad aiutare i miei. Io comunque, per sicurezza, decido di inviare anche le mie due unità di schermigliatori, proprio per aiutare le mie guardie a sfondare da questo lato, anche perché il mio obiettivo originale primario sono i mortai. D'altronde per chiunque sarebbe il mortaio un obiettivo, dato che ha una portata tremendamente elevata, anche se però ha una precisione scarsissima. Adesso
ho fatto ripartire normalmente il video, i miei schermagliatori stanno arrivando, quindi le mie unità di guardia devono soltanto resistere fino all'arrivo dei rinforzi. Tanto il francese sta riposizionando la sua artiglieria, questa unità di artiglieria ha perso un altro cannone, quindi fatto i cannoni io sono ancora in leggero vantaggio, anche se non per il numero di unità, proprio il numero di cannoni, dato che qua io ne ho a mia disposizione ben 6 in teoria, mentre il mio avversario ne ha 1, 2, 5, perché qui c'è ancora questa unità intatta. Dato sul fianco, sul mio fianco destro è ricominciato lo scontro, qui sto concentrando il fuoco dei suoi granatieri su questa unità di guerra mi è indebolita, ormai io lo considero più solo come carne al macello. Però una volta arrivati anche i miei schermagliatori, passo all'attacco. Intanto si può notare subito che sto lasciando il mio esercito, il grosso del mio esercito ancora fermo nelle sue posizioni. Non posso aver visto qualcosa. Lui sta lasciando le sue due unità di cavalleria lì ferme e sta tenendo la sua fanteria al centro. Salto subito all'occhio che come numero di fanteria io sono superiore. Madonna, lui ne ha 4 più 4 unità di fanteria di linea, una di guardia, mentre io ne ho 6 di linea e 3 di guardia, anche se però una mia di guardia sta andando in fuga. E non illudetevi, purtroppo questo non tornerà a combattere. Intanto qua lo scontro sta andando a mio favore, i suoi tirailleurs sono in difficoltà a causa del fuoco delle mie guardie e tra un moto anche dei miei Jäger, Windbush Jäger. Mentre qua questa unità di guardia sta distruggendo questa unità di granatieri, mentre i Jäger, anche se colpiscono alcune delle mie guardie, stanno distruggendo questa unità di chasseur a pie. Intanto qua le mie unità sono ancora sotto il fuoco dei mortai. Lui si accorge del fatto che è in difficoltà, alcune sue unità riescono ad andare in fuga e decide di inviare un'unità di fanteria di linea. Quando mi sono accorto di questa sua tattica, intanto questa qui unità ha perso anche l'ultimo cannone, quindi va in fuga del tutto. Che belle le sciabole. Vabbè, comunque, quando io mi accorgo del movimento di questa unità di fanteria di linea, allora mi è venuta, cioè, mi è venuta un'idea. Concentrare, attaccare su questo lato con queste unità, quindi vado a sacrificare queste unità per indebolirgli il centro. Nel senso che se lui si trova in difficoltà a questo lato, proverà a inviare altre unità di fanteria. E se lui invia altre unità, si ritroverà qui al centro molto più indebolito. Così che io lo posso attaccare subito. Senza problemi, cioè, nella possibilità di subire meno perdite possibile, ecco. Fate un attimo vedere i miei soldati. Pensavo meglio l'abbigliamento. Le divise pensavo fossero più belle. Vabbè. Come potete vedere, ha schierato la sua fanteria di linea su una doppia linea. Accelero un pochino. I miei Windbush Jäger stanno maciullando i suoi schermagliatori. I miei hanno una portata maggiore dei suoi. Questa unità di granatieri ancora resiste. Lui comunque l'ha inviata lo stesso, questa unità di fanteria. Il problema è che stanno dietro questa unità di tirailleurs, subiscono il fuoco dei miei Windbush Jäger. Questa unità va in fuga. Tra poco ma anche quella unità di granatieri andrà in fuga. Tanto qui un'altra delle sue unità sta andando in fuga, perché a quanto pare ha perso anche quello lì il cannone. O è lì il cannone? Ah no, è lì il cannone, ok. L'ho solo spostata. Come potete vedere, la battaglia, l'occhio solato, sembra che sia andato bene a mio favore. Lui infatti se n'è accorto e decide di inviare questa unità di artiglieria proprio per farmi causare il maggior numero di perdite. Per il resto lo scontro non sta progredendo,
proposito, lui ha spostato questa unità di artiglieria a cavallo e l'ha portata in questo punto per essere al riparo della mia artiglieria. Ecco. Io continuo a premere da questo lato. Sto attaccando il suo fanchiere di linea. Lui probabilmente sta cercando di caricare la mia, i miei Windbushjäger. Li faccio arretrare e gli mando addosso la mia unità di guardia. Come vedete si sta posizionando e si appresta a sparare. Ecco. Ecco, ma hanno cessato il fuoco, non lo so. Comunque io gli invio addosso tutto quello che ho da questo lato. Sparo una rapida contro i miei Windbushjäger. Comunque, le unità di guardia sono in difficoltà. Adesso, per provare a risolvere la situazione, carico la mia unità di fanteria, cioè la mia unità di guardia. Ma questo non credo che sia sufficiente. Lui si vede che è in difficoltà. Ha capito che è in difficoltà e invia un'altra unità di chasseur a pie e una guardia del generale. Guardia del corpo del generale. La guardia, questa unità del cavaliere probabilmente la manderà contro i miei Windbushjäger. Io, conscio di ciò, provo a proteggere come meglio posso. Gli mando addosso anche le guardie. Lui mi carica questa unità, ma la carica non ha avuto quell'efficacia che si aspettava. Come si può notare, sono i suoi che muoiono addirittura contro gli Jäger. Come si può notare, lui è un po' in grosse difficoltà su questo fianco. E questo lo si può notare dal fatto che invia anche un'altra unità di fanteria di linea a combattere contro le mie guardie. Comunque, diciamo la verità, ottimo lavoro. Ottimo lavoro per il... non mi vengono le parole. Scusate, però... ce l'ho. Comunque, dato che lui sta indebolendo ancora il suo centro, questo è un segno che le mie guardie stanno facendo un ottimo lavoro, ma anche i miei Jäger. Anche se, ovviamente, prima o poi, non solo duranno fine le munizioni, però a causa dei danni che stanno subendo, come si può osservare il numero di soldati rimasti, non dureranno a lungo. Però è anche vero che se lui continua a indebolire il centro, io potrei anche attaccarlo tranquillamente. La mia unica preoccupazione per il fatto che io non attacco ancora è la presenza della cavalleria. Perché lui, se io fossi avanzato adesso, mi avrebbe caricato probabilmente con la cavalleria dietro la mia fanteria. Quindi io temporeggio ancora, continuo lo scontro qua al lato. Queste unità di chasseur pie stanno fuggendo, ma non abbandoneranno del tutto il campo di battaglia, almeno non per il momento. Questa unità di mortai ormai adesso è portata di mano. Questa unità di fanteria di linea sta arrivando a dare una mano ai mortai. Probabilmente ha capito, cioè il suo obiettivo probabilmente è proteggerli. Tanto questa unità di artiglieria si sta posizionando. Ecco, adesso si sta spostando per posizionarsi meglio. Purtroppo per lui questa unità di fanteria di linea sta venendo bersagliata da tutte le unità, o da quasi tutte le mie unità. Come si può vedere, sta venendo decimata. Lui prova a fare una carica, però una carica suicida, perché ormai non serve più a nulla. Infatti questa unità fugge. Questo quindi ipotizzare o anche constatare la battaglia sta andando a mio favore. Lui comunque sembra che non ci abbia ancora fatto caso sull'istituto della battaglia. Prova a capovolgere
con questa unità di artiglieria. Infatti proviamo, ho provato a sparare. No, non ancora. Mi accelero. Sto inviando questa unità di discesso RPE da questo lato. Io intanto gli ho mandato in fuga i mortai e anche questa unità di artiglieria. Lui intanto sta spostando questa unità di artiglieria per posizionarla in un punto adatto per bombardare o la mia fanteria o la mia artiglieria. Intanto invia anche la sua ultima unità di schermagliatori, un'altra unità di tirailleur, contro le mie unità delle due guardie, dei Windbush Jäger, che stanno continuando ad avanzare su questo fianco. Sul suo fianco sinistro, in pratica. Il suo fianco sinistro è completamente andato. Tanto qua la mia artiglieria gli colpisce i cavalli, meno un'unità gli colpisce i cavalli. Lui ha provato a sparare, però i proiettili sono rimbalzati, quindi ha capito che non è un'ottima posizione e decide di smontare l'unità di artiglieria. Intanto, per aiutare le suoi unità di tirailleur, decide di inviare anche le sue ultime due unità di cavalleria. Scusate. Quindi acceleriamo, la mia artiglieria continua a far fuoco, non riesce a colpire le unità nemiche, purtroppo da artiglieria a piedi è diventata artiglieria fissa perché hanno perso i cavalli che sono fuggiti, quindi non posso più usarla molto, sono costretto a usarla in questa maniera. Ecco, intanto lui continua a caricare, continua ad avanzare. Quando mi accorgo che lui sta spostando tutta la cavalleria, decido finalmente di dare inizio all'assalto. Ordino alla mia fanteria di avanzare e di posizionarsi davanti alle sue unità di fanteria, perché ormai lo scontro, cioè il possibile scontro, è in vantaggio. Qui lui ha solo 3 fanteria, di cui 2 di linea e una d'elite, contro ben 6 unità di fanteria di linea. Fate anche 2 esperienza. Quindi lo scontro si può pronunciare molto a vantaggio dell'Austria. Intanto qua le sue unità di chasseur e cheval hanno provato a ingaggiare scontro con le mie guardie, che stanno cominciando a perdere altri uomini, sono molto indebolite. Non so se potranno resistere a una carica della cavalleria e soprattutto dei corazzieri. Io comunque qua sto facendo un piccolo errore, me ne sono accorto dopo. Comunque lui qua adesso ha il vantaggio dell'unità da tiro, perché le sue unità di scambiatori, certo una è indebolita però l'altra è ancora numerosa. Io comunque una provo a bersagliargliela per ridurgli il numero, ma non gli faccio tutti quei danni che avrei voluto, anche perché le mie ormai sono molto indebolite. E comunque ha deciso di rischiare questa unità di artiglieria, probabilmente con l'obiettivo di bersagliare le mie guardie. Io invece ho ordinato alla mia artiglieria di bersagliare o il generale o la fanteria di linea del francese, solo che ormai con la mia fanteria davanti rischio soltanto di colpire i miei, e ordino a queste unità di cessare il fuoco, o meno su quella posizione, e concentro il mio fuoco sull'unità di corazzieri. Intanto qua lo scontro tra gli scarmigliatori sta andando stavolta a favore del francese, perché ormai le mie indebolite, ormai a corto di munizioni, non possono far molto. Invio queste mie due unità per provare a contrastare i suoi carattieri, solo che si allontana un attimo, cioè si allontana dal possibile scontro. Intanto, come si può notare, sto studiando qui la tattica come posizionare la mia fanteria, perché ovviamente avendone un di più posso anche provare a circondare il francese, oppure concentrare il fuoco di cedere le mie unità sulle sue. Comunque qua lo scontro decido di inviare questa unità di guardia in aiuto dei miei Jäger, e lascio questa unità in protezione in caso di una carica della cavalleria. Intanto il francese qua ha rischiarato la sua fanteria mettendola su una linea più lunga.
Io comunque, come si può osservare, avendo il vantaggio e la superiorità della fanteria, posso anche ordinare a due unità di concentrare il fuoco su una. O anche a provare a colpire il suo generale. E comunque, ha ancora a disposizione questa unità di corazzieri, che potrebbe anche inviarmela contro la fanteria. Intanto sta inviando i suoi chasseurs a cheval contro le mie unità di guardia. Qui lo scontro intanto sta andando in parte a mio favore, in parte al suo. Ordina questa unità di... ordina i suoi chasseurs a cheval di attaccare da dietro questa unità di guardia e poi carica brutalmente quest'altra unità. Io le ordino di fare il quadrato, riescono a farlo in parte, subiscono la carica, però è talmente debole che non fa un sacco, cioè non fa molte perdite. I miei intanto hanno finito le munizioni, come si può osservare, perché non deve ormai l'assalto. Poi intanto si invia anche questa unità di corazzieri e mi carica da dietro brutalmente le mie unità di guardie, mandandole in fuga. Intanto questa ha vinto lo scontro, quest'altra l'hanno perso, però ormai non potevo aspettarmi molto da questa unità, intanto qua lo scontro è iniziato. Come si può osservare, comunque il vantaggio di avere tanta fanteria non è poi tanto così evidente, perché c'è il rischio di subire molte più perdite per il fuoco amico. Ma alla lunga, ovviamente, lo scontro si sta dimostrando a mio vantaggio. Solo queste unità di Maison du Roi stanno facendo sì delle perdite, ma non così tanto pesanti, anche se però questo qui ne sta subendo. Ecco, la loro modalità di fuoco alternato è molto più devastante del mio. Anche se però, alla lunga, il numero prende il sopravvento sulla qualità. Dato qua io ho perso tutte le mie unità di scarmigliatori, l'unica cosa che mi è rimasta è questa unità di guardia, che provo a mandare contro la sua artiglieria. Poi dopo decido di cambiare idea e uso contro i tiraglie. Intanto qui lo scontro sta andando verso un'unica direzione. Questa unità resiste, questa non resisterà a lungo. Io ho anche di bersagliare sul generale per provare a farglielo fuori, ma non riuscendoci. Intanto lui continua lo scontro. La mia fanteria però sa prendere sopravvento su queste unità d'elite. Quest'altre di batoste ne stanno prendendo. E anche questa, piano piano, le vittime si faranno sentire, anche se però è avvantaggiata, perché molti dei colpi vanno a finire sulla collina. Intanto questa unità che stava per andare in fuga rimane a combattere. Comunque però il francese è conscio del fatto che se continua così lui la perde, quindi decide di inviare, di far ritirare la sua fanteria di linea per organizzarsi in una nuova linea difensiva. Intanto qua la sua unità di guardia del corpo del generale, di corazzieri, va addosso contro la mia ultima unità di guardia e me la manda in fuga. Ah, me la distrugge proprio. Intanto lui cerca di salvare il salvabile, si allontana, io continuo a incalzarlo, prendo come obiettivo la distruzione di questa unità della Maison du Roi, perché sono le più pericolose, anche se non per il più per il numero. Intanto si sta rischiando, ha posizionato qui la sua unità di artiglieria probabilmente per provare a colpire con il colpo e mitraglia il mio esercito. Purtroppo per lui la battaglia è quasi finita, lui ha intuito che non ha più possibilità di vittoria. L'unica cosa che può fare è provare a resistere alla Francia e magari provare a capovolgere una situazione di sconfitta, anche se però non la vedo così io, perché ormai io ero e sono sicuro di vincere. Lui comunque continua a resistere, continua a combattere contro un nemico numericamente superiore. Intanto ho ordinato la mia artiglieria di riprendere il fuoco, perché tanto non c'erano unità alleate in mezzo. Provo a colpire quell'unità di artiglieria, però non riesco a colpirla. Intanto
tanto niente. Continuano gli scontri, sono tutto con solo linee nel fronte. Lui prova a incanalarmi in questo punto stretto del campo di battaglia, così da potermi attaccare da tutti i lati. Io però lo intuisco e cerco di organizzarmi come meglio posso. Addirittura decido anche di inviare il mio generale. E il mio generale lo userò con un semplice solo obiettivo: provare a caricare l'artiglieria. Tanto lui prova una carica brutale contro le mie fratelle di linea con i forestieri. Proprio una carica brutale che però si infrange su una linea compatta e che comporterà alla sconfitta e alla fuga delle unità di corazzieri. Questo secondo me dimostra anche la superiorità della fanteria su Empire e Napoleon sulla cavalleria. Tanto lui continua a resistere, adotta i colpi a mitraglia. Questa unità di fanteria di linea non durerà a lungo. Mando il suo generale contro la mia, una delle mie unità di fanteria di linea, gli faccio fare il quadrato. Intanto ordino a questa di attaccare il resto del suo esercito e per sicurezza le invio in aiuto altre due, un'altra unità di fanteria. Anzi, invio quasi tutto il mio esercito. Intanto carico il suo, aspetta, mando il mio generale all'attacco contro la sua artiglieria, aspetto che la sua artiglieria abbia sparato, così che gli mando addosso il mio generale per distruggere. Infatti vi dico, ho aspettato che lui sparasse, perché se io gli avessi mandato il mio generale mentre mi caricava o sparava, ne avrei fatto fuori il generale probabilmente. Così invece mi ha dato la possibilità di attaccarlo brutalmente. E dato qua è iniziato uno scontro a mischia, perché queste unità avevano finito le munizioni. Ormai la battaglia è bella che è finita. Il francese ha combattuto come meglio poteva. Il suo unico, non è errore, però non so per come dirlo, cioè lui l'ha combattuto come meglio poteva, però contro un nemico superiore difficilmente si può vincere, non superiore di qualità ma superiore di numero. Anche perché poi la tattica di inviare le guardie per distruggere la sua artiglieria si è rivelata molto più importante di quanto lo fosse originariamente. Comunque, come si può vedere, questo è il risultato della battaglia. Io avevo anche più uomini rispetto a lui, ne avevo 228 in più. Ho subito un bel po' di perdite, quasi la metà del mio esercito. Lui però ha perso quasi tutto il suo esercito. Ne è rimasto poco meno di un terzo delle sue truppe. La sua artiglieria non ha avuto successo, non ha fatto tutte quelle perdite che ha fatto un po' la mia, anche se però neanche la mia ha fatto tutte quelle perdite, cioè perdite che l'artiglieria non sono servite molto. Comunque la battaglia è finita, queste sono le statistiche. Lasciate un commentino, iscrivetevi, mettete mi piace e basta, e ci vediamo ai prossimi gameplay.